Boom! Bentornati ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sì, è giovedì e vedete un video del Toto? Già! Ragazzi, anche il Toto ha deciso di fare in questa settimana un secondo video. Perché come vedete alle mie spalle si parlerà di Crankworx Innsbruck. Che cos'è il Crankworx? Perché ragazzi, abbiamo fatto tantissimi nuovi iscritti, siamo a 75.000 iscritti e quindi molti di voi probabilmente non sanno neanche cos'è il Crankworx. Ragazzi, io faccio il campionato del mondo di mountain bike in un anno normale, non nel 2020 perché c'è stato il Covid, e il Crankworx è una serie di eventi, quelli che ti danno più punti. Solitamente sono solo 3 all'anno, in ordine sono Crankworx a Rotorua in Nuova Zelanda, Crankworx a Innsbruck e Crankworx a Whistler. Ma oggi ragazzi non andremo a parlare solo del Crankworx in generale, ma andremo a parlare in specifico di Crankworx Innsbruck. Perché? Lo scopriamo subito dopo la sigla! Prima di tutto ragazzi, dovete iscrivervi al canale, perché senza il vostro supporto ragazzi non vado da nessuna parte. Ci sono un sacco di persone che guardano i miei video e non sono iscritti al mio canale, quindi per favore iscrivetevi, è gratis. Ma senza perdere tempo ragazzi, adesso facciamo un passo indietro, anzi due passi indietro. 2019 concludo l'anno benissimo arrivando terzo nel campionato del mondo di slopestyle, nello Slopestyle World Tour, che è proprio tra l'altro il campionato Crankworx, mentre a fine anno, sempre l'anno scorso, ho concluso quinto nell'FMB World Tour. Cosa cambia da queste due classifiche? Nella classifica Slopestyle World Tour ci sono solo gli eventi di slopestyle, quindi gli eventi più grossi e più importanti, tra cui tutti gli eventi Crankworx, mentre nell'FMB World Tour ci sono tutti gli eventi che fanno parte di questo campionato del mondo, anche quelli più piccoli, tutti. Io sono andato terzo nella classifica con gli eventi più grossi e quinto in quella più piccola. Concluso il 2019 col botto, ovviamente sono partito a bomba nel 2020. Quindi carichissimo sono andato a Rotorua in Nuova Zelanda per il Crankworx all'inizio 2020. Ma ragazzi, era proprio il periodo che stava esplodendo il Covid. Sono andato là e non ho potuto partecipare alla gara. In questo momento non ci ammettono a nessun evento. Sono stato l'unico di tutti gli atleti invitati che non ha potuto partecipare alla gara. E ragazzi, se volete rivedere tutta quella vicenda, vi consiglio di guardare questo video che avevo fatto in merito a tutta quella situazione. Purtroppo non ho potuto partecipare e sono tornato a casa da tutta quella situazione molto amareggiato, senza diciamo certezza, anche perché il campionato del mondo non mi aveva comunicato come avrebbero assegnato i punti, se avrebbero fatto qualcosa di qua di là. Soprattutto in una classifica serrata come la nostra, non aver partecipato a una gara così importante all'inizio anno poteva veramente buttarmi in fondo alla classifica. Fortunatamente però dopo un mesetto circa da quella gara, ed era già scoppiato ampiamente la situazione Covid, il campionato del mondo mi contatta e mi manda una mail dove hanno deciso di assegnarmi il quinto posto per appunto il Crankworx di Rotorua, come quindi se fossi arrivato quinto. Perché? Perché appunto in quel momento nella classifica FMB World Tour ero quinto. Ovviamente non mi hanno rimborsato comunque voli, robe del genere, destra, sinistra. Però diciamo almeno mi hanno salvaguardato dal punto di vista del campionato, nel senso che non c'è stato un vero e proprio danno, non sono sceso in classifica. Quindi questa è assolutamente cosa super positiva. Nello stesso momento ho ricevuto anche però una lettera di ammonimento disciplinare con una relativa sospensione, perché appunto a Rotorua, nella confusione più totale, io avevo esternato le mie considerazioni in maniera abbastanza rude e il campionato del mondo non ha apprezzato questo mio comportamento e quindi mi ha dato questo ammonimento disciplinare. All'inizio volevano sospendermi per un anno, che mi sembrava veramente veramente tanto per tutto quello che era successo. Siamo riusciti a mediare la cosa e alla fine hanno deciso di sospendermi per 6 mesi. Voi direte: oh madonna, sei sospeso per 6 mesi? Ragazzi, avevano già cancellato maggior parte degli eventi, hanno detto: noi ti sospendiamo per 6 mesi per darti una punizione sostanzialmente. In realtà questa sospensione non ha influenzato nessuna mia partecipazione alla gara, perché non ce ne sono state causa Covid, e adesso la sospensione è già finita e quindi io ipoteticamente posso già partecipare a qualsiasi gara. Insomma, però adesso non stiamo qui a parlare troppo di tutta questa situazione, che è già stata super pesante.
ragazzi, è tutto abbastanza chiaro e risolto, lasciamocelo alle spalle e continuiamo testa bassa verso la nostra direzione. Arriviamo al dunque, c'è stato tutto il Covid, anno senza gare, senza niente, sembrava tutto cancellato, quando 2 settimane fa o 3 settimane fa mi arriva email dal Crancworld con: Torquato, sei invitato al Crancworld di Innsbruck, facciamo il Crancworld di Innsbruck, che doveva essere a giugno, ma in realtà l'hanno posticipato e l'hanno messo appunto a inizio ottobre. Io gli ho detto: Oh, ma come? Un contest. e io già quest'anno, ragazzi, ero nel mood zero contest. Infatti, se avete visto, mi sono buttato a capofitto nei video. Non mi aspettavo assolutamente una ripresa di contest. E io quest'anno non mi sono allenato da contest. Perché, ragazzi, dovete sapere che l'allenamento da contest rispetto a un allenamento normale è diverso. Nel senso, quando fai la stagione di gare, tu ti alleni proprio in base alla gara successiva. Avermelo comunicato così non è che mi ha colto impreparato, perché comunque il mio allenamento lo sto comunque facendo. Però ho detto: Ok, adesso mi devo mettere sotto per arrivare almeno un minimo preparato a Innsbruck. Quindi, ragazzi, settimana prossima proprio io sarò a Innsbruck per partecipare a questa gara. Che, tra l'altro, ragazzi, appunto sarà un Crankworx, ma non sarà valido come una gara di massimo livello, proprio perché non tutti gli atleti possono partecipare. Gli americani, da quello che so, non possono partecipare. Siccome non tutti possono partecipare, giustamente hanno detto: Ok, abbassiamo la gara di livello soltanto dal punto di vista dei punti, perché i salti e i trick che si faranno, ragazzi, saranno comunque top top. Ah, e tra l'altro, ragazzi, se andiamo sul sito del Crankworx, proprio la prima pagina ci dice: Crankworx Innsbruck, che a causa della situazione attuale per il coronavirus, il Crankworx non sarà un evento con gli spettatori quest'anno, ma sarà solo un evento media. Quindi, ragazzi, non potrete venire a Innsbruck a vedermi, ma potete connettervi su Red Bull TV e guardare la diretta. Poi, in realtà, io, ragazzi, stavo proprio guardando anche il meteo, perché ho detto: Ottobre Innsbruck, magari poi settimana prossima è bello, però questo weekend danno neve. Ragazzi, l'anno scorso è arrivato sesto a Innsbruck, vi lascio anche la mia run. Però la cosa che mi è rimasta più impressa l'anno scorso, ragazzi, è la caduta che ho subito poco prima delle finali, alla mattina, tipo alle 8, una roba così, dove ho preso una botta della Madonna. Vai, Toto! Oh! Ma pensando un po' ai pronostici di questo Crankworx, chi sono i favoriti? Secondo me i favoriti sono Emil Johansson e Erik Fedko, che si giocheranno un po' il podio. Poi, ovviamente, i soliti Gozek, non c'è Nicolai Rogatkin. Però, ragazzi, vedendo gli ultimi video dell'Audi Nines, Emil e Erik Fedko veramente quest'anno si sono allenati esattamente come se ci fossero le gare. Mentre tutti gli altri atleti ho notato che si sono concentrati di più su altri progetti, video, hanno fatto più robe social. Questi due niente, solo martellare, imparare i trick, allenarsi per arrivare alla prossima gara e spaccare tutto. Ci sta, questo ragionamento, però vi fa capire proprio come gli atleti vivono magari in maniera differente il campionato e le gare. Ma come affronterò io questa gara? Sono spiazzato, non avevo in mente di far gare, quindi il mio allenamento quest'anno non è stato in funzione delle gare, ma è stato in funzione di mantenere il livello che avevo, progredendo anche perché ho imparato qualche nuovo trick, ma non ho mai avuto in mente di dire: mi preparo per quel determinato contest. Andrò con l'obiettivo di riprendere un po' il mood da contest. Io non sono un atleta che dice: voglio assolutamente vincere, voglio spaccare tutto, voglio battere assolutamente il mio avversario, voglio portare a casa la run che ho pianificato. Se porto a casa la run che mi sono pianificato, per me è già una vittoria, perché nel nostro sport, ragazzi, la cosa più bella è proprio sfidarsi con se stessi e dire: Ok, sono riuscito a fare quella determinata sequenza di trick su quei salti. Quindi io andrò proprio con questa mentalità e poi con la mentalità di portarvi dei contenuti. Per me in questo momento è veramente importante portare a voi contenuti, quindi cercherò di andare al contest ovviamente per fare il meglio possibile, non è che salterò dritto, ragazzi. La posta in gioco in questo caso è veramente bassa, il premio in denaro è abbassato e per il punteggio per il campionato non varierà praticamente niente.
Adesso ragazzi sto anche cercando di capire se riesco a portarmi l'arboreto, così mi aiuta un po' a filmare, perché vorrei sempre realizzare video delle prove della gara per raccontarvi come la vivo lì, e poi invece video post evento dove analizziamo run vincenti, le mie run e tutti insomma i momenti salienti della gara. Fatemelo sapere sempre nei commenti se quel genere di video vi può interessare o meno. In qualsiasi caso comunque lunedì prossimo uscirà un video che ho già preparato, e ragazzi quel video non perdetevelo, è veramente un video bomba, è uno dei video più dinamici che ho mai realizzato, è ricchissimo di contenuti, e vi spoilerò solo che l'argomento principale sarà il mio nuovo casco, non vi posso dire altro, quindi non perdetevelo lunedì alle 12. Io spero che abbiate apprezzato anche questo tipo di contenuto, anche senza riding. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!